Sono nella foresta senza niente. E dovrò riuscire a costruire una capanna, trovare cibo, acqua, superare la notte, ma soprattutto sopravvivere da animali e mostri. Loro invece sono i miei amici, alla quale ho chiesto di portare un solo oggetto a testa. Bro, voglio prendere 5 persone senza alcuna esperienza nella sopravvivenza, fargli passare 24 ore nella foresta e vedere che succede. No, a Tenerife con i miei migliori amici si potrebbe pure fare, però la vedo veramente dura. Digli di portare un solo oggetto a testa, devono pensarci bene. Che vi siete portati quindi? Che oggetto avete? Io ho un'accia, è molto utile nella foresta. Io ho portato la tenda, che mi sembra un po' piccolina, eh? Siamo in 5, però va bene. Ho portato l'oggetto più importante per un po' di divertimento. Una palla. Beni di prima necessità, un'amaca, perché comunque dormire bene è importante. Direi ottimi oggetti per iniziare, soprattutto la palla. Iniziamo quindi a trovare un posto dove fare il campo base. Se c'è una tipo piazzetta ci può stare qua. Oh, ma qua? Qua non è male. Qua è fighissimo. Sì, è lui. Per caso lo trovano spiazzale dove possiamo giocare a pallone. Poi direi piazziamo qua la roba. Se tappiamo la tenda. Sì, l'ho fatto penso almeno un centinaio di volte. Penso la devi tirare così tipo Pokémon. E questa scena vi fa capire quanto siamo preparati. Adottiamo quindi la tecnica a di cane. Ma è fatta per sta così secondo me. Ok, se dovrebbe a rimo. No, eh? Come cazzo si apre? Aspetta, c'era scritto 2 secondi per montarlo. Non posso dire più di 2. Sono ah, guarda qua. Sì. Ma è grosso, è grosso. Oh. Beh, Se sta comodi, eh? Sì, sì. Si vede. Io c'ho una palla. Poi ci stanno i paletti, eh? Incredibile, eh? Dai, adesso famo l'amaca. Ah no, è quella con i cordi. Ah, va benissimo. Manco possiamo vedere un tutorial. L'unica cosa è stare senza telefono, perché per qualsiasi cosa non possiamo chiamare aiuto o qualcosa del genere. Beh, non c'è stato il mio niente. Oh, proviamo, dai. Quanto c'è? Almeno. Ah, è vero. Ti sei presa la mano? Mettiamano. No, fra, pensi che non mi fido di te. Una persona di cui sicuramente non mi fido è l'uomo con l'ascia. Non lo so, ho un po' paura di lui. È la persona più sbagliata che può avere un'ascia qui dentro. Oh, non faccia così, aspetta. Questa ascia è molto importante per me, ci aiuterà molto in questa avventura. Mi ci sono affezionato, non voglio più staccarmi. Penso che le darò un nome. Vai, io provo. Vai. Oh! Posso dire? Madonna, sono tutti scricchioni. Il fatto è che io in realtà non li conosco molto bene. Non mi sembrano troppo seri. Hanno idea di quanto sarà una pezza in realtà. Secondo me più andiamo avanti, più la situazione peggiorerà tantissimo. Raga, dai, tocca andare a lavorare. No, bro, noi stiamo prosperando. Ma che troppo buio. Bro, ma più che altro il cibo dovremmo cercare. Che cazzo se mangiamo? Questo è un problema. È un grande. Io andrò a fare un'esplorazione. Come ci mangiate nanti? Per l'acqua e il cibo. L'acqua è importantissima, raga, lo proviamo sta senza acqua. Direi andiamo tutti insieme a prendere rami e poi andiamo a fare l'esplorazione. Ok. Sì, legna per costruire una capanna, essenziale per superare la notte. Solo che più fatichiamo, più ci viene fame. Lo sai come la potremmo fare? I bastoni torna a un albero per così e poi lascia uno spazio così che circolare e ci sta l'albero al centro. Tipo gli indiani. Ok. Cioè tocca prendere i bastoni alti, sacco alti per poi entrarci. Adesso è già incollato. Cose enormi. Non mi accetta. Che cosa stai facendo? Mi ha tradito. Comunque che sta sasso, buono questo. Cioè? È un mega sorcio, raga. Ma che stai di dove? Ah, ma è troppo. Madonna, guarda la nebbia. Aspetta, c'è un riccio. Raga, non si allontanavo troppo, guardate. Guarda qua la nebbia, oh. Fra, guarda, è un calabrone. Sta dentro tipo il bozzolo, capito? Ma sembra... Ascolta, ma c'è bisogno di uno grosso. Ma non è vero, ma dipende da come lo mettiamo, non da come, da quanto è grosso. Fidate che le dimensioni contano. Ma... troppo, fra, troppo larga. Cioè, tocca più troppi bastoni. Però è un cazzo di compasso. Io un po' di survival le ho fatti. So che la pazzia arriva sempre di più, fino a che la mattina, se ci arrivi, è la fine. Secondo me è molto probabile che qualcuno di loro se ne vada. 100%. Beato te. Ti rivedrai tutte le clip di sti uomini che... che spaccano la legna. Ah, andiamo. Ci stanno sti specie di frutti, non so che cos'è. Bacche, non lo so, che sembrano pomodori secchi. Io ho troppa voglia di mangiarli, te lo giuro. Ah, visto i soggetti, ho un po' d'ansietta di quello che potrebbe succedere, ma anche perché siamo in mezzo al bosco, quindi non si sa mai. Dietro. Per tutti sono lo scemo con l'amaca, però ne riparleremo stanotte quando qualcuno dormirà tipo su una palla. Palla, potrò prendere un ramo, però. Sì. Devo trovare un ramo perché non ho fatto niente per la capanna fino adesso. Io già non gliela faccio più.
fiume c'è. C'è un fiume. 100% c'è. Tocca trovarlo. Tocca trovarlo, ma so che c'è perché l'ho visto dalla mappa. La capanna ce l'abbiamo, ma mancano le cose più importanti. Voi rimanete qua a costruire la capanna e noi andiamo. Va bene. Ah, raga, ve lascio questa. Addirittura. Arrivederci, noi iniziamo ad esplorare. Vabbè, lì. Mi raccomando, ragazzi, state attenti. Loro stanno andando in quella direzione per cercare cibo e acqua. Invece il nostro compito è di finire la capanna. Boh, io sto qua a far il cameraman, quindi, cioè, c'ho tutto in realtà. A me non mi preoccupa niente, tanto mi sono portato da mangiare, da bere, c'ho un po' tutto, c'ho anche tipo carta igienica, non si è mai servisse. Sicuramente sarà divertente vederli lavorare e sudare, consapevole che io mi posso girare, mi metto là, mangio con calma, li vedo fare le cose, c'ho tutto quello che mi serve. Qua già c'è stato un dirupo incredibile. Aspetta, non possiamo scendere da qua, è impossibile. Dobbiamo scendere per così. Sì. Sta pure scendendo una quantità di nebbia incredibile. Fa paurissima comunque. Penso si può scendere, cioè ce la dovremmo fare. Dici? Vai, proviamoci, va bene. Mamma mia! L'hai rischiata, bro? Mamma mia! Oddio! Ma guarda dove stiamo a scendere! Ma che è sta roba? È una valle proprio! No, bro, quello era davvero un fiume, cioè... Eh sì! Sì, mi sa che questo era tutto un fiume! Se no non ha senso! Io ho una paura di cadere! Io non so come fa sta già lì! Non so se scendere ancora! Ah! Allora, con questo devo dire che la struttura esterna sia finita! Mi sa che sta piovendo! Mi è arrivata una goccia! Sì, sta piovendo! Senti, ma poi da mangiare che si prende? Cioè, questo è il problema. È capire cosa c'è da mangiare. Qui è ancora più... Stavo a fare una prova di parkour, lascia per... No, raga, per serio? Dobbiamo mangiare qualcosa, ma a parte gli scherzi, raga. Quant'è un'ora? Stanno cercando da mangiare. Ma non è che poi va bello il challenge, tutto cosa tocca mangiare qualcosa. Dai, il cameraman ha detto pranzo, c'è qualcosa da mangiare, io sono sincero. Però raga, per il video non si può sì, fare. Sì, ok, magari sì. Se in top tutto quanto, però fa, cioè ok, 24 ore senza mangiare, fratè. Cioè, stomaco vuoto da stamattina, fratè. Ci posso credere, non abbiamo preso niente più all'acqua. Troviamo l'acqua, no? Che esatto. Vabbè, sappiamo dov'è, un punto in più, un punto in più. Vabbè, qua è il Madostan, un gioco horror. Qua diventa super fitto, wow. Attento che qua c'è un dirupo, eh. Non conviene andare avanti. Allora sì, finché non lo scoprono scialla. Abbiamo perso la sfida perché non so gli oggetti. Però per questo morire di fame. Sì, raga, ma più che altro che cosa vuoi che trovano? Ma adesso si è portato. Wow, questo non è male, raga. Non abbiamo trovato niente. Ignari di quanto appena successo, torniamo al campo base con la brutta notizia. Ho messo la nebbia, abbiamo fatto regà. Cioè, è iniziata a scendere la nebbia, no, su regà, da noi. Tutto loro si sono allontanati, regà, ma siamo sicuri che riescano a tornare. No, sì, sì. Guarda, intelligente. Sei impanicato, fra. Mamma mia, Andrea sta distrutto dall'impanicatura. Loro non ci dicono di aver mangiato e fanno finta di niente. Ma prima o poi dovrà uscire fuori. Faccio qui. La struttura della capanna è stata completata, non da me. Ci sono un po' dei buchi, ma questo non ci interessa. Manca ancora tantissimo tempo, non so che faremo. Non fa mai buio qua, cioè, la cosa è incredibile. Sono le 9 di sera, non è buio. È uguale a quando siamo arrivati. Ripeti? Sì, cioè, si sono iniziati a stuccare la roba mia. Ma 100%? Mentre noi stavamo, questo non l'avevo aperto, sì. Sono mangiati la roba. Sono mangiati la roba. Vabbè, io comunque non gli sbloccherei, cioè, nel senso, comunque... Però una cosa si andava non fatta, questa, letteralmente questa. Cioè, hanno perso la challenge. Ma quanta roba si sono mangiati? Ne hanno fatto un po' di cose. Questa era aperta. Erano proprio aperte. Questo non è aperto, è solo che ho stuccato. Questo. Pure il pane. Il pane pure, se ne hanno fatto un panino a questo punto, no? Si sono fatti un panino. Fatti un panino. No dai, sì, non gli sbloccare. Un po' sì, un po' sì. Ah raga, mi sarei mangiati la roba. Si sono mangiati la roba. C'era questa parte. Fratello, porco due, siete andati in giro un'ora fa. Non vabbè, noi siamo andati per piala per tutti. Mi sarei stoccati letteralmente il... Ah raga, però una cosa voglio, una cosa. Ah bro, se siamo messi a fare una capanna da soli in tre... Noi siamo stati a fare... Però non de nascosto così a buffo, non si può fare sta roba. Abbiamo ceduto completamente, ma serviva. Non me ne pento. Non me ne pento per niente. Lo so, la sfida era fallita. Ma invece di finire il video, decidiamo di continuare. Alla fine siamo sempre un gruppo di incapaci in una situazione di sopravvivenza. E la parte più difficile doveva ancora arrivare. Chissà cosa nasconde questa foresta. Qua la situazione è sempre più grave. Sì, è buio. È molto buio, quasi del tutto. Ma se io spengo la torcia, è questo. Niente. Mamma mia, di notte c'ha tutto un altro mood. La tenda, la capannetta costruita è molto più figa di notte. Pensate. Ah. Chi
dormirà sull'amaca. Io un po' di caga ce l'avrei, perché stai distante da tutti, guarda. Stai in mezzo, sì, capito che ti voglio dire? Tra poco è molto grave. Capito, per me così ci rimane, credo, forse, spero. Spegni la tua luce pure. Spegni tutto, spegniamo tutto. No, io non niente. No, raga. Niente, super rilassato. Niente, no. Io sto ramo qua non l'avevo visto. Da quando abbiamo rubato le cose al cameraman, abbiamo anche l'acqua, ovviamente. E questa è la tecnica. Il bello è che ci siamo mangiati tutte le provviste che il cameraman si era portato per un giorno intero, compresa l'acqua. Mancano circa 10 ore. Effettivamente mancano 10 ore. Al sole, eh? Poi tocca rimanere. Certo, certo. Fai 24 ore, siamo arrivati qua alle 10. Ah, quindi puoi vedere. Sì, per sì. Le 10. Per le 10. Va bene. Sarà tosta. Allora, io mi sento bene e mi sento molto sicuro con questa cosa in mano. La cosa che mi manca di più adesso è Clash Royale, raga. Non posso giocare neanche al campo di prova offline. Ah, raga, esplorazione notturna? Dai, no. Dai, ci sto, ci sto. Però qualcuno deve rimanere qua. Almeno due persone, famo turni. Famo 3-3, se allora. No. I soliti di prima? No, no, perché sennò poi va a finire male. No, poi avevi mangiato altra roba. No, okay. Sto pronto. No, no. Nessun altro vuole andare? Prendi una torcia. Per l'esplorazione usiamo un po' di intelligenza, perché... Innanzitutto io andrei dall'altra parte, perché prima sono andati di là. Di là? Io di là c'ho paura. Vamo. Vamo, dove vuoi? Vabbè, andiamo poi, capiamo. Vai. Arrivederci, ci vediamo fra un po'. Addio, ragazzi, buona escursione. Quasi quasi ci converrebbe addormentarci, no? Questa cosa è veramente inquietante, ragazzi. No, incredibile. Più punti la torcia, più è inquietante. Cioè, se tu non vedi, è meno inquietante. Attenzione ai dirupi, perché prima era pieno. Cazzo, è vero. Questo no, veramente, dobbiamo stare attenti ai piedi. Guarda quanto è buio là. Cioè, lo posso toccare il buio. Davvero, eh? Bellissimo, io non l'ho mai fatto una cosa del genere. Attenzione a possibili animali, perché non l'abbiamo visti fino a mo', però di notte è un'altra cosa. È una cosa, se succede qualcosa, non dobbiamo iniziare a correre a caso. Stiamo fermi e capiamo come gestire la situazione. Dillo è una cosa, poi dillo è un'altra. Vero, vero. Noi siamo rimasti qui nel chill, sì. Tranquilli. L'unica paura è che loro non facciano mai ritorno, ma siamo fiduciosi del fatto che ritorneranno. Bellissimo, eh. Cioè, ci staremo perdendo, non si sa come, però. Io non mettiamo scherzo. Sì, sì, veramente. Quando vediamo la loro luce, spengiamo la nostra e camminiamo piano, capendo dove andiamo. Ah! Che loro sentono i rumori. Ok. Inizia a fare rumori sempre più, sai, boh. Però così, ragazzo, mi è da ridere. Il primo obiettivo è ritrovarli. Sì, esatto. Poi vediamo come vanno. No, vabbè, non c'è, credo, c'è un bivio. È il bivio, raga. Ma non l'abbiamo mai fatta sta strada. No, è gravissimo. Io non me lo ricordo proprio, ci sto sincero. Io penso sia questo. Sto qua. Dici? Non abbiamo modo di essere sicuri. No, è troppo fitto questo. No, là non c'era quel ramo, eh. Non lo so. Andiamo. Basta, basta. Andiamo. Penso ci vogliono fare uno scherzo. Eccoli, 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 eccoli. Non so se vogliono fare tipo il giro. Allora, appena vedremo un'accetta volare. Ho visto. Si è nascosta. Non ha funzionato, eh. Aggiornamento delle due precise. No, due. No, è possibile. Sembra finita. Ah, lui sta. Ok. Lui pausa a bagno. Qui dentro stanno dormendo. Ormai da un po'. Abbiamo detto che facevamo i turni. Sì, loro hanno abbandonato completamente. Svegliamo da un po', dai. Sì, tra un po' li svegliamo. Allora, diciamo che fino ad ora sta andando tutto bene. Solo che ultimamente sto sentendo un po' di solitudine. Io no, se mi inquadro non vedo assolutamente niente, calcolate. Il buio assoluto. Qui c'è l'amaca. Ambita da tutti in realtà, ma nessuno ha il coraggio di andarci, perché simboleggia la sconfitta e l'accettare di perdere. Quindi nessuno vuole far vedere di essere debole, ma tra un po' qualcuno cederà. Sta al buio, ci abbiamo paura. Fa paurissimo. In effetti è proprio lontano, deve essere molto più vicino, perché sì, questo è inutilizzato. Abbiamo fatto anche altre ricognizioni notturne, ma non l'ho registrata perché tanto non si vede niente. Vediamo un po' come procede. Diciamo che il problema di questa notte è come passare il tempo. Infatti avevo pensato anche di portare un Monopoli, però passerò la notte con palla. Allora, io ho messo da parte l'orgoglio, sono le 3. Sono messo nell'amaca. Non so cosa si vedrà. Sono lontanissimo e sono presente il primo che verrà ucciso. Ma penso che proverò a dormire un po'. Stavo quasi per addormentare, ma di pochissimo. Cioè, stavo proprio quasi nel sogno. Ho sentito una macchina, si sa da come. Se era il vento, lo sai, non lo so. No, penso una macchina. E lui ha sentito dei passi. Sì, sì, ho sentito dei passi, raga, mi sono alzato, tipo, ho fatto, c'ho uno dietro, invece. No, mi sto cagando sotto, fine della storia. Questo è il concetto. Frequenza di notte. Mamma. Loro vanno a fare un'esplorazione. Siamo tutti svegliati. Siamo carichi a pallettoni. Esatto. Cambio turno per la tenda, quindi adesso la proviamo noi. E sono le 4.06. Buongiorno.
Siamo tutti? Siamo tutti. Siamo tutti morendo. Ce l'abbiamo quasi fatta, manca pochissimo. Iniziamo a smontare le cose. Io sto malissimo. Come immaginavo, la notte è stata la parte più dura, ma alla fine, un modo o nell'altro, ce l'abbiamo fatta. Però è stata veramente dura. Io voglio tornare a casa. Portatemi a casa, per favore. Mai più. Mai più. Sono pronto per andare a casa.